Dalla bionda, signora bionda. Si chiama Artesia. Il Bed and Breakfast. Una cosa spettacolare. Ah sì? Spettacolare. Infatti mi sono fatto dare i bigliettini Laura. Che dice. Per la Laura. Non so, è la signora bionda. Sì, è la signora Laura. Ma è spettacolare, cioè poi con tutti i mobili finto vintage, col manifesto di Roger Gallet degli anni 20, insomma, con una cura proprio veramente. La cosa che mi lascia piuttosto stupito è l'organizzazione invece. C'è questo povero signore che mi ha perseguitato di lettera, che io non rispondevo perché non c'ho, no, voglio dire, gestire la posta è complicatissimo, no? L'organizzazione è, mi avete dato un'indicazione sbagliata dell'albergo, ma quello fa parte del divertimento, voglio dire. Io sono venuto a Verona un sacco di volte, qualche volta allo stadio travestito nascosto, perché lei come sa, era meglio non dichiararsi milanista. Però non avevo idea di come fosse bella la città. È veramente bella, c'è accidenti, cioè, voglio dire. Sì, dalle colline, non si rende conto, è vero, gli italiani non si rendono conto. Mi diverte molto l'idea. Ero imbarazzato perché pensavo che il gioco del calcio non entrasse, invece è un gioco di strada esattamente come gli altri. Quindi. Ma qui tutto nasce dalla Lippa, mi è stato detto, no? È un posto meraviglioso. E quindi bravi!